L'altra radio. Un bel pari davvero, De Ascentis dentro, non c'è fuorigioco, Osmanowski entra in area, pallonetto, Osmanowski, gol! Pari in vantaggio, XL, Osmanowski clamoroso, 1-0 del Bari. Sempre Bari però, lancio per Giorgetti, da parte di Anderson, sigue con troppa calma, Osmanowski è solo, Osmanowski, gol! Clamoroso gol del Bari, doppietta di Osmanowski, ma un suicidio del Milan in difesa. Beh, avrete capito di chi stiamo parlando, sto parlando dell'ex attaccante del Bari di fascetti XL Osmanowski, vediamo se siamo riusciti. Sì, ci sono. Eccoci qua. Ciao XL, benvenuto a Tanto non capirai qui sull'altra radio. Buongiorno, grazie. Grazie a te. Innanzitutto mi fa un po' specie citare il nome XL, forse tu non lo sai, ma molti qui a Bari, il mio soprannome è proprio XL, mi chiamano così perché è un soprannome nato ai tempi della tua permanenza a Bari, infatti mi chiamano Nicola XL, quindi purtroppo per te c'ho questo nomignolo che è nato perché ai tempi di Bari ti dedicai uno striscione che tu firmasti pure, vabbè, ma sicuramente non te lo ricordi. XL, noi nella intro abbiamo mandato in onda la tua doppietta a San Siro contro il Milan, primo gol su pallonetto bellissimo e secondo di rapina su assist di Giorgetti, grande partita, te la ricordi, finì 2-2 con una doppietta tua e gol di Biro Feganz. Sì, mi ricordo, tante emozioni, c'erano anche tanti tifosi baresi, hanno guardato la partita e eravamo molto felici, purtroppo volevamo 3 punti, però alla fine hanno pareggiato, 2 gol e 1 punto a San Siro, non era male. XL, dopo aver chiuso la carriera nel Malmö, ora di cosa ti occupi? Sei ancora nel mondo del calcio? Sì, sono ancora nel mondo del calcio, faccio allenatore per l'Under 21 di Malmö, che è la città che sono nato e che vivo adesso. Però sono anche tornato quello che ho fatto nella scuola di ingegnere per costruzioni, quindi faccio anche qualità di controllo delle costruzioni. Sei tornato a scuola, diciamo così. XL, tu segui ancora il Bari? Ti capita di vedere qualche partita? Sei un po' aggiornato su quello che sta accadendo oppure no? Sì, ho visto il tabellino e purtroppo le partite non posso vedere, però lo seguo e vedo che adesso, se non mi sbaglio, hanno l'opportunità di andare in Serie A, nel playoff. XL, tu arrivasti a Bari preso dal Malmö, la squadra appunto della tua città, quella fu una grande intuizione di Carlo Regalia, ti ricordi come avvenne il tuo passaggio a Bari, come ti sei ritrovato qui? Vabbè, sono tanti anni adesso, però mi ricordo che all'epoca era direttore sportivo Regalia, c'era l'allenatore Fascetti, io da quando ho contratto Regalia mi sentivo... Sì, felice, benvenuto nel Bari, c'era anche il mio amico Daniel Anderson, siamo arrivati insieme, eravamo felici di venire a Bari. A Bari appunto hai formato una coppia perfetta con un altro grande attaccante, Phil Mazinga, com'era giocare con lui? No, abbiamo tanti belli partiti insieme, era facile giocare con lui, eravamo due tipi diversi, però... Comunque capivamo calcio lo stesso. Avevate caratteristiche diverse, lui alto, sì, potente fisicamente, tu più rapido, insomma la coppia perfetta. Per quello, lui era più alto, e come prima punta io facevo seconda, e no, quindi la collaborazione c'era. Collaborazione, sì. Sì. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con XL Osmanowski, ex attaccante del Bari, in collegamento dalla Svezia. Purtroppo però la tua avventura a Bari si concluse male, visto che la squadra è finì ultima in classifica, retrocesse in Serie B. Poi hai militato nel Torino, nel Bordeaux, ma non ti sei ripetuto come a Bari. Che cosa non ha funzionato nell'avventura a Torino e in Francia? Non lo so, difficile dire, però... A Bari c'era comunque Regalia, Fascetti che comunque costruiva un ambiente buono, che si poteva giocare con confidenza e stabilità.
purtroppo a Torino non c'era questa, c'era più casino. In un anno abbiamo cambiato 5 allenatori e penso che sia quello che era importante. Non ha funzionato. Sì. Ma sono già arrivati dei messaggi, Ixel, prima ancora che dessi il via, c'è un radioascoltatore che ci chiede: Ixel, ma quando torni a Bari che non ti sei fatto più vedere? sai che quest'estate facciamo le vacanze a Bari, porto tutta la famiglia e veniamo fino a luglio, penso che faremo una settimana a Bari. Ah, che bella cosa, sì. Vedi, possiamo finalmente rivederti. L'hai detto prima, Bari, arrivasti con Daniel Anderson, sì. Tuo grande amico, sei ancora in contatto con lui? Lui ora di cosa si occupa? Sì, lui fa direttore sportivo per Malmö. No, parliamo una o due volte a settimana e ci incontriamo, sì. Quindi siete sempre nella stessa società alla fine. Sì. Nonostante siano passati tanti anni, sei ancora in contatto con qualcuno dei tuoi ex compagni del Bari oppure no? Ah, no. Purtroppo no, siccome hanno passato tanti anni. Non senti più nessuno. A proposito di compagni di quel Bari, proprio nel momento in cui tu lasciavi Bari, esplodeva nella squadra biancorossa il talento di Antonio Cassano. Che tipo era Antonio? No, vabbè, Antonio conosciamo tutti, e era un ragazzo molto felice, molto con scherzoso. Scherzoso, con molta energia, poi comunque un bravo calciatore. Un po' matto però alla fine. Vabbè, un po' matto però comunque. Vabbè, vi faceva divertire tutto. Nello spogliatoio, questo è sicuro. Sì. Ixel, quando ci siamo sentiti il primo giorno mi ha colpito un tuo messaggio, il primo messaggio sì. Che mi hai mandato. Mi hai scritto, sì. Io sono ancora un barese. Ti senti ancora molto legato a questa città? Sì, quando mi chiedono come hai passato il tuo calcio e come sei sentito, diciamo, come sei trovato sì. La città o il calcio meglio. Io ho detto che a Bari è come mia seconda squadra o seconda casa. Primo è Malmö, siccome sono nato qua, però poi parlo sempre bene del Bari, che mi sono trovato bene a Bari. Ixel, appunto, parlando ancora di Bari, che ricordo hai dei tifosi del Bari e del San Nicola Pieno? No, io ho tanti ricordi. Mi ricordo quando sono venuto a Bari, non facevo gol le prime partite, se non mi sbaglio c'era 10-11 partite che non faceva gol, sì. Però i tifosi mi hanno sempre creduto in me, mi davano sempre dai e comunque e poi mi erano sempre indietro comunque e mi ricordo che mi facevano delle cose, cantavano e, no, mi son trovato bene. Ixel, l'hai fatto, diciamo, non eri un attaccante che faceva molti gol, però ne hai fatti veramente di belli. Abbiamo prima parlato del gol al Milan. Qual è il gol più bello che ricordi con la maglia del Bari, quello più emozionante? Vabbè, penso quello che giocavamo contro Milan a Stadio San Nicola. 1-1 è finita partita. Mi sa che era Olivares che mi dava la palla. Poi passavo 2-3 giocatori. Ah sì, il dribbling, me lo ricordo. Il dribbling, sì, quel dribbling che ho fatto gol sul Abbiati. No, era una bella partita. Beh, ne hai fatti di gol. Beh, io ricordo anche uno a Firenze, un tiro al volo molto molto bello. X, tu sei stato allenato appunto da un tecnico come, insomma, un po' burbero, un po' come Eugenio Fascetti, sì. Ma era così attivo tra virgolette anche con voi oppure era solo un'apparenza, magari solo con i giornalisti, magari con voi era un po' più tenero? Sì, no, Fascetti comunque era un, come si dice, comunque tranquillo, bravo. No, sì, tranquillo, bravo, sicuramente cercava di rispetto tra giocatore e allenatore, però quello è normale, però io ho sempre trovato bene con lui, non c'avevo nessun problema, anche perché quello che mi piaceva di Fascetti era un uomo che
come si dice in italiano, che c'aveva le palle. Giusto, giusto. Attributi, sì, no. Diciamo attributi. Quindi se credeva in una cosa e se ti diceva una cosa, era quella cosa che si doveva fare, diciamo. Non, sì. non... Perfetto. XL, c'è un radioascoltatore che ci chiede se senti la mancanza del calore di Bari e se hai nostalgia del cibo barese. Sì, come no. Le mozzarelle, quello sì, primo. Frutti di mare, tutto. Quello manco. Quello mi manca. Quello sì. Ti manca. Vedi, frutti di uno svedese che adora i frutti di mare, non è una cosa molto, molto comune. Un altro radioascoltatore ci chiede: ti piacerebbe tornare a Bari, o meglio, collaborare per il Bari, magari come osservatore per il Nord Europa, quindi Svezia, Danimarca, Norvegia? Ma sì, come no? Quello si può sempre parlare, come si può aiutare, però sono sicuramente disponibile per quelle cose. E sarebbe un'ottima cosa avere te e Daniel Anderson come due esponenti del Bari lì nel Nord Europa. XL, io ti ringrazio per essere intervenuto. Come ultima cosa, se ti va di salutare i tanti tifosi del Bari che ti stanno ascoltando, un saluto per loro. Voglio salutare a tutti i baresi. Non dico arrivederci, però ci vediamo. Ci vediamo quest'estate. Ok, XL, noi ti aspettiamo, hai detto che a luglio sarei qui per una vacanza, quindi ti aspettiamo, sentiamoci e magari realizziamo un'intervista, insomma, sarebbe comunque un piacere rivederti e poi eventualmente riascoltarti. Perfetto, io ringrazio l'ex attaccante del Bari, XL Osmanowski, per essere intervenuto ai nostri microfoni. XL, grazie mille, buona giornata e in bocca al lupo per la tua avventura nelle giovanili del Malmö. Grazie a voi, buona giornata. L'altra radio. Bella da ascoltare.